Dagli atti degli Apostoli, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo un'anima sola, e nessuno considerava a sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza, gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano. Portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli Apostoli Barn Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levito originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli Apostoli. Serò dato Gesù Cristo, sempre serò dato. Eccoci giunti a martedì 26 aprile 2022. Abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, versetti 32-37. Mm. Moltitudine. Siamo di fronte a una moltitudine. Una moltitudine di credenti, di coloro che Avevano un qualcosa di preciso in comune. La fede. Persone diverse: eh, uomini, donne, ragazzi, anziani, lavori diversi, mansioni diverse, occupazioni diverse. Ognuno il suo. Ma tutti avevano in comune il fatto di credere, di avere fede in qualcuno. Questo qualcuno era Gesù. Moltitudine che condivide la fede, il credere, avevano un cuore solo e un'anima sola. Quindi dalla moltitudine siamo arrivati all'unità. La fede, il credere compie questo miracoloso passaggio dal molti all'uno. Quindi l'unità, che non è uniformità, eh? l'unità che è quella che esiste in un corpo, ma la mano resta mano, il piede resta piede, la testa resta testa, l'unità si fonda, ci dice questo capitolo quarto degli Atti degli Apostoli, si fonda ed è mediata allo stesso tempo dalla fede. E questa fede produce questa unità interiore profonda, cuore e anima. Sono quasi a dire che avevano una unità di sentimenti e di decisioni. Pur nella loro unicità sta di fatto che Avevano questa unità, la fede, la vera fede, produce questo. Quindi non erano come un sacco di pulci impazzite. Che ognuna salta dove vuole e fa quello che vuole, e purtroppo alle volte noi sembriamo più un sacco di pulci impazzite ma avevano questo movimento armonico, bello, unitivo, perché la stessa fede li continuava ad unire, a generare. E qual era il frutto di questo passaggio dalla moltitudine all'unità era quello eh, che non esisteva più la proprietà e capite che questo è un passaggio molto delicato eh? cioè ha un risvolto concreto molto forte eh? molto forte noi non riusciamo neanche a immaginare cosa vuol dire questa cosa. Perché anche chi fa il voto di povertà, anche chi vive in un convento, di fatto ha il suo letto, ha la sua camera, ha la sua penna, ha il suo abito, ha il suo computer, ha le sue scarpe. Cioè, qua invece te la descrive proprio in un, altro, in un altro modo, cioè qua ti dice fra loro tutto era comune, perché comune era la fede, cioè la fede era ed è un valore così... Mh, così assoluto, così importante, così preminente, così totalizzante, che una volta raggiunta questa unità nella fede, questa, questo, questo essere corpo nella fede, va da sé. È un desiderio ed è una necessità che quindi tutto sia in comune. Perché c'è questa voglia di appartenenza. C'è. Ma guardate, non sono discorsi proprio così difficili da capire, così campati per aria. Noi. Lo vediamo. Lo vedo anch'io qui nei, nei miei amici della tribù, io li chiamo così: gli amici della tribù. Questi la domenica pomeriggio io mi passo la settimana ad ascoltarmi tutti gli urli, le grida, gli applausi, i versi di quelli che giocano a calcio. Vabbè. Poi mi dice: Vabbè, un po' di pace. Poi arriva la domenica e c'ho gli amici della tribù. Eh, intanto anche i miei papagallini che sono un po' più simpatici e questi si piazzano nella villa Panfili qui davanti e cominciano con questi tamburi e avanti e su e giù e sempre questi tamburi che suonano che battono, che fanno, che brigano e già questo ti dà un'idea, no? tutti questi ragazzi che sono lì a tamburellare già se tu li vedi danno quantomeno esprimono questo desiderio che loro hanno forse anche un'illusione che loro hanno di essere uniti dalla stessa passione del tamburo che di fatto poi ha delle manifestazioni ben precise che noi troviamo anche in coloro che non fanno parte della tribù eh, per cui se tu poi prendi, vai a fare due passi e vai a, a vedere, ehm, allora tu vedi, non so che loro cosa fanno, condividono, nonostante il tempo particolare nel quale siamo, che loro condividono le cose da bere, eh, le cose da mangiare. Eh, che se uno, uno non è che si porta la sua torta, non è che uno si porta la sua frutta. Cioè, vabbè, la tribù non porta la frutta, ma comunque vabbè, lasciamo perdere. Eh, non, so, non è che uno si porta uno porta le sue patatine, i suoi snack, eh, la sua birra. Eh, le, no, cioè tutto insieme. Non, non c'è più una cosa mia. Se tu li vedi, non puoi distinguere che quella cosa di Tizia e quella cosa di Caio è impossibile, perché tutto diventa comune. Ma non glielo dice nessuno, nessuno ti dice devi fare così, lo fai perché ti viene proprio da dentro, eh, è proprio un desiderio quello di mettere in comune tutto. Perché è bello, cioè il punto è questo, è bello, è bello poter condividere con le persone che con te condividono questa unità, a qualunque livello essa sia, eh, poter condividere poi anche tutto il resto, quindi condividere il, il tamburo, condividere la coperta sull'erba, Uh, condividere i capelli pettinati in un certo modo, condividere è, è bello, ha maggior ragione se questa unità si fonda a livello così profondo come la fede in Gesù. Quindi tutto era comune perché tutti erano uno per cui non. Cioè, Così nessuno aveva più la necessità di avere una cosa sua, perché tutto era suo, perché lui apparteneva a... Se voi ci pensate bene, la nostra vita è una ricerca di appartenenza. Noi abbiamo bisogno di sentire che apparteniamo. I cani randagi non appartengono a nessuno. Le vespe, Pff, sì, poi forse neanche loro, ma comunque, insomma, le vespe, insomma, hanno una vita un po' del genere, no? Le api, assolutamente no. Cioè, la struttura di un alveare, le formiche, la struttura di un formicaio. io mi incanto, da quando sono piccolo sono incantato dal guardare i formicai, perché è una roba incredibile vedere queste bestioline, questi insetti, cosa sanno fare, cioè... Hanno un orario monastico. Un orario monastico. Questi escono da formicaia a una precisa ora e questi tornano in formicaia a una precisa ora e quando arriva il caldo furente feroce del pomeriggio non li vedi in giro neanche morto. Sì, ci sono in giro le sentinelle, quelle che controllano che non si avvicini a nessuna bestia, ma poi per il resto non vedi più nulla. Ma invece al mattino quando il sole ancora non è caldo c'è un via vai, un movimento, una roba che è incredibile. Le api in un alveare, ma da, da rimanere incantate, da scrivere una poesia, da fare un quadro, da comporre una musica, sono una cosa meravigliosa. Eh, ma quelli è, è uno, è uno che si muove, cioè hanno un ordine, una regola interiore, veramente, cioè sembra che sono tutti discepoli di San Benedetto questi qua. Ed è tutto in comune e infatti notate cioè dalle api noi andiamo a rubare il miele mica dalle vespe capite cioè questa unità è produttiva questo essere uno arriva addirittura a produrre qualcosa che un'altra specie va a prendere perché gli piace perché è buono perché fa bene E, e quindi c'è questa grande testimonianza legata alla risurrezione del Signore e tutti godevano di grande favore certo perché capite se io mi vedo davanti a una cosa così bella eh, eh, della gente così affascinante che vive un'esperienza così esaltante pur nella difficoltà che sicuramente avevano come abbiamo tutti ma cioè, di fatto però c'è questa bellezza dentro che si muove e eh, insomma eh, nessuno tra loro era bisognoso, e eh, questo è interessante. Nessuno tra loro era bisognoso. Non è che qualcuno era più ricco degli altri, o qualcuno diceva ciò che è ciò che mio è tuo e ciò che è tuo è ancora mio, no, eh, nessuno aveva un bisogno perché erano dentro a questa condivisione profonda. E quindi se anche ci fosse stato qualcuno che aveva un bisogno particolare, sicuramente gli altri avrebbero provveduto ad andare incontro a questo bisogno, non è un, per un'idea di pauperismo, capite? Ma proprio perché, ehm, cioè se c'era una mucca, adesso sto facendo un esempio, no? Se c'era una mucca il latte non era per me, il latte era per tutti, se c'era un campo i prodotti erano per tutti, ma perché era mio desiderio, no? Che, che, che che tutte le persone che a me erano care e tutte le persone che potessero in qualche modo, oggi non è così, oggi non è così, ognuno pensa per sé, punto, e chi è nel bisogno lo sarà sempre di più, per cui abbiamo le famiglie, che hanno il bambino piccolo, che tutti sappiamo che un bambino piccolo di notte può creare dei problemi grossi, perché i genitori non riescono magari neanche a dormire, è solo che questi genitori il giorno dopo devono andare a lavorare, cioè non è che ti lasciano a casa perché tu sei dovuto stare su tutta notte a eh, curare le coliche di tuo figlio, capite? Tu il giorno dopo devi essere là 8 ore, da morire, lo fai per una settimana e poi impazzisci, E a fianco abita la signora pensionata del cotton club, la quale non c'è un tubo da fare dalla mattina alla sera, se non le sue quattro cose da, 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 da pensionata, ma a morire che dica, ah, guardate, state tranquilli, cioè, lo tengo io. Voi andate, fate quello che dovete fare, ve lo curo io. Non vi dovete svenare a pagare la babysitter, a pagare l'asilo, fare quelle Cioè, io sono qui. Cos'è che ho da fare? Non so, andare giù al super a comprarmi un litro di latte, un po' di pane. Cos'è che devo fare? Prendere la verdura. E eh, vabbè, mica ci vorrà una giornata, no. Basta. Poi dopo, al posto di stare qui a guardarmi le telenovela o, o a rimbambirmi davanti alla televisione, cosa faccio? Eh. Prendo e faccio, vado in giro col vostro bambino, andiamo al parco, eh, stiamo insieme, lo faccio giocare. Cosa ci vuole? Eh, cosa ci vuole? Ci vuole la fede. Eh, Cos'è che ci vuole? Ci vuole una grande fede. Ci vuole una persona di fede che abbia un, un briciolo di cuore e che sappia vedere i bisogni degli altri oltre i suoi. Ma soprattutto ci vuole una fede in comune che non è proprio così diffusa, anche se poi noi ci riempiamo la bocca di tante belle parole. Nessuno ne ha bisogno perché? Perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano in piedi degli apostoli. E veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Vi ricordate quando l'altro giorno vi dissi la giustizia non è, la legge non è uguale per tutti, ma a ciascuno il suo, ecco. A ciascuno veniva dato secondo il suo bisogno, quindi... Non è che se noi vendiamo una cosa che guadagniamo 100 e siamo in 10, 10 per 1, no? Perché se tu hai bisogno di 30, te ne do 30, se ti hai bisogno di 5, te ne do 5, non perché siccome, quindi allora, no? Vedete come la lettura della parola di Dio ci aiuta a eh, registrare le viti della nostra vita che diciamola tutta potrebbe fare fa, fa un po' tristezza ecco fa un po' tristezza perché che quelli della tribù mi debbano venire ad insegnare con la loro vita che cosa vuol dire essere uno beh, insomma è un po' triste è un po' triste Perché non è così frequente vedere la stessa cosa con un gruppo di giovani cristiani, per esempio. E ci saranno, no? Eh, cioè voglio dire, non è che tutti quelli che credono hanno 120 anni per uno. E allora? Perché non dare testimonianza di questa bellezza? Perché questa bellezza deve sempre rimanere come nascosta, per quale motivo? E perché questa unità non deve emergere? Chiediamo quindi al Signore questa grazia grande di, di trovare il modo di vivere questa unità della fede. Eh, questo passaggio dalla moltitudine all'unità eh, di saper fare questa bella esperienza dell'appartenenza. Benedicat vos Onnipotens, Deus, Pater, et Filius e Spiritus Santus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato.